Accomodatevi, prego. Coffee. Coffee, Italian coffee, espresso? Espresso c'è zero. No, io sono molto lieta di accoglierla in questo teatro. È stato creato da mia sorella. Però Tassino è la sorella maggiore o minore? Lei è leggermente. Ah, sta molto a nostro aspettare. Attualmente sono invece il presidente dell'Accademia di Brera. No, Accademia di Brera. E sono molto lieta di accoglierla con questo in Accademia domani mattina. E mi fa piacere se lei vuole dare uno sguardo anche al teatro, vedere come è fatto il nostro teatro. Mi sono onorata appunto della sua visita qui. Il premio internazionale del quale la giuria fa parte, ha come suo premio una scultura del maestro Kenjiro Azuma. Ah, le date il premio? Sì. La famiglia Azuma mi ha donato la proprietà dell'opera. L'opera sarà stabilmente destinata al premio internazionale. Io sono Sanko Kiyuma, sono scultore. Sì. Ah, Tokoka. Ecco, questa è una scultura di Azuma. Questo è tutto in alcune... è in Toscana. La Toscana, sì. All'inizio della Toscana, e poi c'è una statua già a Milano e verrà posta un'altra statua. Ah, ce n'è già una. Ce n'è già una a Milano. Vicino al Monumentale. Ah, al cimitero Monumentale. Sono due membri della compagnia, sue prime attrici della Scott. E mi sa che anche fa la traduzione dal giapponese all'inglese. Sono le sue due prime attrici di compagnia. Questa palazzina era una palazzina dell'acqua potabile e serviva tutto il quartiere di Lambrate, tutto intorno a questo quartiere. E quelle sono le vestigia che sono rimaste, ma noi abbiamo nelle cantine i grandi pochettoni attraverso i quali passava l'acqua che saliva dove c'è adesso il palcoscenico, che era la fossa dell'acqua. È stata naturalmente mia sorella l'ha prosciugata e abbiamo fatto il palcoscenico. Questo è il catalogo di quest'anno e il manifesto che noi facciamo. Quest'anno il manifesto è dedicato al mondo che vorremmo. Quest'anno il manifesto no, messaggio va il mondo che vorremmo. Sì. Ok, watashitachi no motomeru sekai, risotto suru sekai ga il manifesto. Sì, sì. È nato da una combinazione felice, perché il maestro Fabio Bacchi ha dedicato a me un concerto per violino e orchestra che è stato presentato già al teatro. Sono Katada, Fabio Bacchi è un grandissimo compositore contemporaneo che ha lavorato con la Scala, che può essere paragonato a Osakawa, a Toshio Osakawa come stile. Che libro di Dagger ha detto dal prossimo tempo? Libro che è stato pubblicato dall'Università di Cambridge. America から出た. E anche questo in America. Questo è stato scritto da un altro autore. E questo qua è il suo libro. Ok, questa è la sua traduzione, la sua opera che è stata tradotta. No, con il giudice. Adesso è così, è bellissimo. Proprio in questo momento è il livello di... Sì, è così.
E questo è all'aperto, è all'opera. È l'ultima pagina. E il teatro all'aperto? Sì. Quello che avevamo visto anche nel video di... Abbiamo visto anche nel video. Hanno creato questa associazione. Nel 1984 è nato il Comitato Olimpico, che è un festival itinerante che ogni due anni si muove nelle grandi capitali. È partito a Delfi e i membri fondatori, oltre a Mr. Suzuki, sono Bob Wilson, Teodoro Sterzopoulos, poi scomparse Heiner Müller, Anton Filo per il Brasile e adesso stanno entrando nuovi membri, tra cui il presidente del Teatro Alessandrinsky, che è il Teatro Nazionale di Russia, che è Aleksander Fokin, l'Istituto Grotowski di Polonia con Jaroslav Frez, per continuare a far vivere questo festival che riunisce, e quest'anno è stata una collaborazione fra Giappone e Russia, quindi fra Toga e San Pietroburgo, hanno fatto un link e hanno prodotto con l'egida di Putin, che ha dato il benestare per creare l'anno del teatro, e qui si può vedere all'inizio del festival Putin che annuncia la fusione di questi due grandi eventi culturali. 20 compagnie ospiti da tutto il mondo. L'interessante di questo festival è che grandi maestri si riuniscono all'interno di un cappello culturale e portano la loro esperienza e al tempo stesso aiutano le giovani compagnie a esprimersi sul territorio. Hanno portato anche una sua opera. Sì, ho partecipato anche io con la mia composizione. Trova anche il teatro, questo è sotto forma di Horus. E quindi opera in fase gratuita, non si paga il biglietto, per la diffusione del teatro internazionale nel territorio. Con un biglietto diaconale, con il sostegno dei mecenati e le donazioni. Non è detto donation, sponsorship, in caso il mondo è core. Senza alcuna forma di pubblicità. In realtà noi abbiamo moltissimi spettatori che si alternano nei nostri spettacoli. Una media di 500-600 persone per sera. 50.000 presenze all'anno. Quest'anno arriveremo sulle 60.000. Molti giovani. Abbiamo moltissimi giovani. Questa sera abbiamo uno spettacolo che si chiama L'Angelo Abietto ed è dedicato a Chet Baker. Il grande musicista jazzista americano. Non so, io non mi farei vedere i camerini perché non voglio. Noi abbiamo una struttura. Le faccio però vedere i nostri cortili. I camerini sono qua. E non fargli fare un loro compagno, prego. Abbiamo anche un altro cortile dall'altra parte, dalla quale facciamo uscire poi il maestro tra un po'. Questo è un bagno. Qui ci sono tutti i camerini. Ne aprite di qua? Sì, al magazzino Animas. Questo è il retro del teatro, adesso il ombro, stia attento. Proviamo? È là. Aprintelo. Oh. Grazie Gemal. Grazie Ale. Ecco, questo è l'altro cortile. E quello è il nostro garage dove dentro ci sono anche le strutture. Le strutture del teatro. Questo è.
l'ingresso nell'altro contesto. Stasera mi uccide. C'è un po' di movimento. Eh sì. Venga, la facciamo entrare. ここから。 Eccoci. Questa è una scultura di Armando Pomodoro. Sono le ali degli uccelli di Aristofane. Aristofane, noto. E lui aveva fatto per il panottico di San Vittore per Teresa, per uno spettacolo che l'ha fatto mia sorella nel teatro di San Vittore. Possiamo completamente sfondare sul palcoscenico. Il palcoscenico adesso è fatto, è tutto mobile. Tutto mobile, possiamo fare sui laterali, possiamo fare molto 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 chi è che organizza quegli spettacoli? Gli spettacoli che proponete? Chi organizza? Sì. E naturalmente di volta in volta i registi. Ma è una scuola? La struttura, no, la struttura dipende da me. Il senso dello spettacoli li mette, lo organizza la presidente. Organizza il senso sulle canoni, deve essere una scuola. Quindi non avete una scuola, non avete un corso. La scuola neanche Brera, lui vuole sapere della connessione. Lei adesso invece all'Accademia di Brera vedrà una vera e propria scuola di arte. Ma pure la tua, anche in Accademia. Io sono anche Link, è la presidente. Sono Link, tonate no, canonge. Sono Brera. Io sono il presidente dell'Accademia. Domani avremo non solo l'onore di ascoltarla, ma anche voi ascolterete me. D'accordo? Grazie. Arigato gozaimasu. Grazie. Grazie infinite.